Fine agosto, siamo ormai ai titoli di coda dell'estate 2023, un'estate da incorniciare, indimenticabile per la nostra città. Il sindaco è in ferie, il sindaco giustamente si sta facendo qualche settimana di vacanza, quindi è il momento di intervistare il vice sindaco, il quale non usa tanto i social, quindi un motivo in più per sentirlo e ringraziarlo di aver accettato il nostro invito. Grazie. Buongiorno, allora, grazie a voi. Dunque, un'estate da incorniciare, dicevo. Beh sì, diciamo che è stata una bella estate e lo sarà ancora per un altro mese. Devo dire che la risonanza mediatica anche a livello provinciale è stata forte, importante, perché se ne è parlato ovunque. Devo dire che abbiamo raggiunto livelli importanti, soprattutto per la qualità delle prestazioni e degli interventi che vi sono stati. E come sapete, tanti insomma, turisti, tanti tantissimi turisti e forestieri. È stata una bella estate vedere tutta questa gente che ha frequentato le nostre strade del centro storico, Mesagne e, diciamo, in particolare. E quindi punto di riferimento quasi non dico dell'intero Salento, ma uno dei punti di riferimento. Beh, devo dire sicuro, questo è ormai una certezza per noi, perché è il riscatto che ha avuto la nostra città, che ha una storia da raccontare, e non è da poco, perché questo messaggio di una città che è cambiata, ovunque tu racconti questa storia, viene ascoltato con molta attenzione, perché vuol dire che se le amministrazioni pubbliche tutte lavorano nel tempo e ci è voluto più di un ventennio, i risultati si ottengono. Cioè, Mesagne è accaduto proprio questo. Assieme alle amministrazioni pubbliche, c'è dubbio, che si sono susseguite al governo della città, la Chiesa, la scuola, le il mondo dell'associazionismo, è tutti vero, hanno fatto corpo unico, le forze dell'ordine hanno non c'è dubbio. Un fronte unico per uscire da quel tunnel, diciamo. Non c'è dubbio, ma io faccio un esempio, parlavo con un dirigente scolastico che è contento del rapporto con l'amministrazione comunale, dice: qualsiasi cosa ho bisogno, vi vedo predisposti a risolvere il problema. E così le forze dell'ordine, questa sinergia soprattutto col sindaco, che io non finisco mai di ringraziare per il suo impegno. Il nostro sindaco veramente è una persona che si dedica senza interesse, ma solo per il bene collettivo. H24. E poi, finita l'estate, avvocato? Finita l'estate si ricomincia in questo scorcio di legislatura, perché manca meno di un anno, e devo dire che la prima cosa che sarà in risalto è tutti i lavori pubblici che inizieranno. Ecco, parliamo dei lavori pubblici. Lei è delegato come assessore al patrimonio e anche all'urbanistica. Sì. Ora, il patrimonio. Mesagne ha tanti locali, tante strutture. Si dice, ci dica lei, che molte strutture sono affittate e non vengono corrisposto il... Guardi, direttore, questo ormai è un falso mito, nel senso che... Ma è successo? In passato sarà successo sicuramente, abbiamo visto che sono state delle situazioni diciamo un po' ingarbugliate, però ci sta, diciamo, l'imprenditore può avere degli alti e bassi, ma non è questo il concetto. A me interessava, appena mi sono insediato, di mettere un po' di ordine. E le difficoltà le possono avere tutti, quindi non dobbiamo andare incontro anche all'imprenditore e cercare di risolverle insieme. E così è stato. Devo dire, con un po' di vanto, che abbiamo raggiunto un grosso obiettivo, che è quello di pareggiare i conti. Nel senso che non vi sono più situazioni diciamo di insolvenza, nel senso che tutti abbiamo avuto dei rinnovi, ovviamente di quelli che sono diciamo gli affitti e tutto quello che è la gestione degli immobili, però li abbiamo risolti. Benissimo. Oh. Ma abbiamo ormai un quadro completo del patrimonio comunale? Certo che ce l'abbiamo, e come che ce l'abbiamo. Quindi non è soltanto, diciamo, l'affitto del locale all'imprenditore, ma il patrimonio mesagnese sappiamo che è molto 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 importante. Noi nella prima fase della legislatura abbiamo dato in concessione, incomodato l'ISBEM, cioè il convento dei Cappuccini, sì, Masseria Canali alla Libera Terra, il pattinodromo a quella società e così via. Abbiamo sistemato tutto, la palestra della Marconi alla Fita, che è centro federale, sì, del TAC, abbiamo sistemato tutto. Urbanistica, case popolari,
Tanto bisogno di... Scusa, rispondo alla prima fase, urbanistica. Urbanistica è stata una bella esperienza, è stata anche non è ancora terminata, però devo dire che tranne il piano urbanistico generale che non abbiamo ancora... Mi dica che cosa avete fatto in 4 anni nel settore dell'urbanistica? Diciamo che per esempio l'ultimo consiglio comunale, che per me è stato molto bello, importante e competitivo anche, perché abbiamo portato a frutto un lavoro di questi ultimi mesi, soprattutto per esempio con l'approvazione del nuovo regolamento edilizio, che sì, può sembrare una fesseria, ma non lo è, perché quello mette ordine, quindi uniforma le interpretazioni delle norme edilizie urbanistiche in maniera chiara ed univoca. Quindi non c'è più, diciamo, un problema di interpretativo, ma il regolamento mette, diciamo, a tacere ogni dubbio. Quindi quello è un obiettivo, sì, un obiettivo importante raggiunto. Un altro obiettivo importante è lo sportello unico per l'edilizia, diciamo, digitale, dove la pratica edilizia viene presentata in maniera, diciamo, dal tuo studio, ecco, in maniera autonoma. Non solo la pratica edilizia, la scia, la cila, qualsiasi tipo di pratica viene presentata in maniera autonoma. Un altro obiettivo è stato quello di aver istituito i subcomparti delle zone C, che sembra una parola un po'... Spieghiamo poco. La gente. Oh, le zone C sono le nostre lottizzazioni, diciamo, come dire, che non sono proprio edificabili al 100%, ecco, diciamolo semplicemente. Dove c'è, per fare una lottizzazione, c'è bisogno di creare l'unione tra i lottizzanti. Sì, sì. Poiché queste aree erano vastissime, 12, 13 ettari, 8 ettari, 9 ettari, abbiamo deciso che abbiamo dato anche la possibilità a piccoli lottizzanti, cioè un ettaro, di poter creare delle piccole lottizzazioni. E in quest'ultimo anno che cosa intendete? Che cosa hai in programma di ultimare prima delle elezioni per le prossime amministrative che avverrà a maggio-giugno del prossimo anno? Noi dobbiamo, secondo me, avviare la discussione sul nuovo strumento urbanistico, il PUG cosiddetto, che sostituisce il PRG di una volta, quindi iniziamo questa discussione, approviamo un documento preliminare con l'aiuto di tutto il Consiglio Comunale, perché queste diciamo opere così importanti non si fanno a colpi di maggioranza, ma si ragiona con l'intera città, quindi noi sì, vogliamo raggiungere questo obiettivo con tutto il Consiglio Comunale. È una domanda che ho fatto anche alla Sindaco Matarrelli in occasione di confronti così a quattro occhi. Tanti locali sono stati aperti in città, in qualsiasi attività, però c'è un neo, me lo faccia dire se è possibile. La zona industriale, non si è fatto niente per la zona industriale, non è arrivata nessuna grande azienda. La verità, bisognava anche aprire al nuovo comparto. Non c'è dubbio, bisognava comunque trovare le risorse per poter espropriare e fare le opere di urbanizzazione, quindi strade, luci, fogne, eccetera. Non c'è stata nessuna misura del PNRR purtroppo per le zone industriali, quindi quella è una cosa che nell'imminenza, però devo dire, e così concludiamo con questa notizia, che nell'ultimo Consiglio Comunale abbiamo reperito un'area edificabile nella vecchia zona industriale, in quella esistente, sì. Abbiamo ricavato da un'area nostra 3 lotti nuovi che metteremo a bando a brevissimo, insomma, quindi abbiamo 3 possibilità di nuovi insediamenti, perché le richieste ci sono, fortunatamente. Ci sono le richieste, certo, però in questi 4 anni nuovi insediamenti era un'area mercatale che abbiamo deciso di sfruttare in questo modo. Le novità per il futuro? Per questa ultima fase della legislatura? Dicevo, lo strumento urbanistico. Qualcosa di interessante per i nostri ascoltatori? Il mio settore è questo, io non posso, diciamo, né svelare, diciamo, programmi di altri settori, né dire io comunque... Io so che ci sarà comunque tanto lavoro, per esempio... Lavoro di nuovi insediamenti, di strade da rifare. Sì, adesso verranno messi in cantiere tutti i progetti del PNRR e anche del Ministero e anche di altri. Anche perché avete ottenuto un bel po' di... Mi pare che siano 17-18 misure che debbono essere messe. Certo, ci saranno dei disagi per i cittadini e questo è sempre il problema di confusione in città, però un po' di pazienza, ci saranno delle opere importanti. Magari intensificare anche i controlli. Sì, ma quelli non guastano mai. In effetti, questo è un neo forse. È vero. Ma criticità questa amministrazione non ne ha avute?
non ne ha? Beh sì, diciamo che nel nostro interno si vede che comunque non è facilissimo, perché noi abbiamo un rapporto speciale, io dico, con i nostri dipendenti, che vengono, diciamo, messi alla prova duramente, perché per la mole di lavoro, sì, che c'è, diciamo, il personale è quello che è, però manteniamo e vediamo quindi che raggiungiamo lo stesso gli obiettivi, perché ti ripeto, il sindaco ci tiene molto soprattutto a non perdere un finanziamento. Per concludere, che cosa ti senti di dire alla tua città, per la quale hai lavorato tanti anni? Sì, ma in questi devo dire anni... che bisogna essere fieri della nostra città, soprattutto perché è diventata veramente il fiore all'occhiello della provincia. Io ovunque vado in provincia, anche a Brindisi, che è un luogo che frequento spesso anche in tribunale, eccetera, sento solo parlare bene della nostra città. Questo è veramente un onore per tutti. È un orgoglio. Ovviamente va migliorata, ci sono delle situazioni che non abbiamo avuto il tempo di approfondire e di migliorare, però le richieste, soprattutto quelle che arrivano a te, le proposte, vanno prese tutte con attenzione, perché il nostro obiettivo è quello di ascoltarlo, il cittadino, perché se non lo ascolti, certamente, alla fine, diciamo, non raggiungi l'obiettivo. Bene, avvocato, la grazie, grazie a voi, speriamo la bene. Ringraziamo, e noi ci auguriamo che nell'ultima fase di questa legislatura ci sia maggiore sprint, in maniera tale da arrivare alle elezioni del prossimo anno in piena salute. Bene, grazie a voi.